Salve a tutti e bentornati su Calamos Strumenti di Scrittura. Oggi parliamo di Laban. Prima di iniziare la nostra visione di questa nuova penna, Laban Cambridge che ho qui con me, e vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella se non lo avete già fatto. Andrei subito a vedere questa penna, che è una penna di Taiwan. Generalmente siamo abituati ad associare alle penne cinesi, per lo più della Cina popolare, una scarsa qualità. Ma non è il caso di questa Laban, della Cina di Taiwan, in quanto Laban è un marchio che produceva penne fin dagli anni 70 e diventò un colosso internazionale, fin tanto anche a produrre penne per lo Stato del Vaticano, con cui lo stesso Papa firmò determinati atti. Oggi chiaramente Laban non è più il colosso che era negli anni 70, ma produce ancora penne in grado di dire la loro, soprattutto per il rapporto qualità-prezzo, e adesso lo andremo a vedere nel dettaglio. Questa è la Laban Cambridge, o anche caffè latte, perché come vediamo ricorda un po' il caffè latte, ed è una penna in resina e pennino in acciaio. Questo è il pennino, peraltro un pennino molto grande come possiamo vedere, ed è un pennino Germany marchiato Laban, questo in misura F e bicolore. È veramente un gran bel pennino, e la penna è in questa resina con le finiture dorate, e la scritta Laban qui sulla veretta del cappuccio e il marchio Laban qui sulla sommità del cappuccio. È una penna abbastanza grande, come possiamo vedere nella mia mano, ma anche se messa a confronto con una Lamy Safari risulta un pochino più grande della Lamy Safari, e sicuramente un diametro maggiore della Lamy Safari. E in effetti stiamo parlando di circa 15 centimetri, che sicuramente è una signor penna, almeno tutta chiusa. Anche il pennino, credo nella misura 6 in acciaio con il feeder in plastica, è veramente un gran bel pennino, peraltro bicolore, che non è niente male su una penna del genere. E poi possiamo anche vedere il tipo di caricamento. La penna è una penna a cartuccia converter standard per questa penna. E poi l'altra caratteristica è che il pennino è separabile, quindi questa si può separare dalla sezione, che è leggermente svasata, e questa è un'altra cosa interessante, soprattutto in una penna a cartuccia converter, perché permette una pulizia totale della penna. Quindi la penna ha una buona dimensione, è un gran bel pennino e un cappuccio anche molto abbondante, veramente, veramente bello, e tutto sommato una misura più che accettabile. Adesso andiamo ad inchiostrarla e vedere anche come scrive questa penna. Ora andremo ad inchiostrare questa penna con questo inchiostro, sempre della Laban, che è un inchiostro marrone e della serie ispirata agli dei greci. In particolare questa è Demetra, che è la dea greca dell'agricoltura e della fertilità in generale, e a questo è dedicato questo inchiostro marrone della Laban. Questa è appunto la confezione. Qui la scatola ci dice che questo è un marrone con uno sheen verde. Questo è il calamaio, un bellissimo calamaio a forma di cubo, completamente in vetro.
con un tappo in plastica con su la patch per il colore e il simbolo della Laban, la L. Proviamola qui sulla carta comune e poi passiamo alla carta Lorodia. Quindi questa è la Laban. Cambridge. E questo è il pennino F. Mentre l'inchiostro è il Laban Demeter della serie dei greci. Ed è un brown. Sulla carta comune scorre bene. Non ha problemi, buona penna, un chiostro bagnato al punto giusto, un buonissimo pennino in acciaio, veramente buon comportamento. Andiamo a vedere se si comporta ugualmente sulla carta rodia o quali sono le differenze. Ah, la scorrevolezza qui è molto aumentata. Pennino F e l'inchiostro è sempre il Laban Demeter. Sì, flusso aumentato, il pennino buonissimo, è veramente una gran bella penna perché mi piace la dimensione, mi piace anche la colorazione, la fanno peraltro in un'altra colorazione che è questo modello, che è il Burgundy. È veramente una buona penna, una buona penna da uso, ecco, diciamo. Ma soprattutto il rapporto qualità-prezzo mi piace molto, perché è una penna dove c'è la qualità, c'è la sostanza, c'è il pennino, la dimensione, le finiture. Veramente una buona penna che secondo me merita di essere presa in considerazione, seppur credo che non sia ad oggi almeno molto conosciuta in Italia, ma vale la pena di provarla e di cercarla. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!